Una pietra miliare, la citazione di Papa Francesco nella bolla di indizione del grande giubileo romano del 2025 e della perdonanza celestiniana di San Celestino V. Così l'ha definita il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, ieri in conferenza. Un sigillo di portata eccezionale, figlio dell'epocale visita del Papa all'Aquila nella perdonanza 2022. Così invece il giornalista Angelo De Nicola, da sempre studioso di Celestino e della perdonanza. Un sigillo che per il giornalista certifica pure che quello aquilano di Celestino V nel 1294 è stato il primo giubileo della storia, anticipatore di quello inventato da Bonifacio VIII nel 1300. La portata è enorme anche dal punto di vista dei risvolti, perché l'Aquila sarà inserita a pieno titolo nei cammini del giubileo di Roma. È uno straordinario regalo che Papa Francesco fa a questa città, a questa regione, in un momento così particolare. Essere presenti nella bolla di indizione del giubileo è veramente un dono spettacolare che apre scenari ancora più interessanti per lo sfruttamento in termini positivi di questa manifestazione, di questo regalo che a sua volta ha fatto Celestino all'Aquila, agli abruzzesi e, diciamo, possiamo dirlo al mondo. È un regalo che fa anche il nostro arcivescovo a questa città, il cardinale Petrocchi, che ha lavorato diplomaticamente su questa questione, ha fatto venire il Papa in visita il 28 agosto del 2022 e ora c'è questa citazione così importante che definitivamente tira fuori dalle secche della storia Celestino V. Bisogna riempirla di contenuti, bisogna riempirla di progetti, bisogna fare progetti. Vedo ancora, se mi posso permettere, ancora non c'è una determinazione su questo, mentre invece qui dal Gran Sasso ai Trabocchi potremmo trasformare questa nostra regione, potremmo cambiarne il PIL grazie a questo straordinario regalo che ci ha fatto Papa Francesco.